Io ti voglio aiuto! Ti voglio aiuto! Scusatemi per il ritardo, però fortunatamente c'è tanto affetto. Devo dirvi che la cosa bella che vi porto via da Pontassieve, oltre ai vostri sorrisi, non è quella poveretta là, è una signora che sta al secondo piano di quel palazzo, che mi ha detto: Matteo, io non la penso come te, ma ti chiedo scusa a nome di quella deficiente, se vuoi ti offro un caffè. Può avere le idee politiche, calcistiche, religiose diverse, però la violenza, poi ripeto, la camicia me la ricompro, ma strappare dal collo un rosario che mi ha donato un parroco è veramente una cosa che non sta né in cielo né in terra, e quella persona bravo, si dovrebbe vergognare. Bravo, bravo, bravo. Poi, però vi devo dire che il sorriso dei toscani come dei pugliesi è condivisione, è confronto. Mi dicono che questa persona che mi ha aggredito, prima strattonato, poi strappando la camicia, poi strappando i rosari, poi maledicendomi addirittura, non so da che cultura venga uno che maledice il prossimo, è nata in Congo, ma questo ovviamente è pieno di congolesi che sono alle mie spalle e lavorano tranquillamente. La cosa grave sarebbe se fosse confermato che ha lavorato e lavora per enti pubblici e quindi pagata anche da voi. Al contatto col pubblico, coi ragazzi, coi bimbi, coi disabili. Diciamo che se qualcuno lavora a contatto col pubblico, pagato dal pubblico e si occupa del futuro dei bimbi, se la sua cultura è strappare rosari dal collo e strappare camicie di dosso. Comunque, avanti, ci tenevo a dirlo perché in tanti mi state scrivendo: ma stai bene? Non mi ha impaurito, mi ha solo infastidito, mi ha solo così stupito in negativo, anche perché, ripeto, saranno coincidenze. Pontassieve, io oggi sono qua a pranzo al Mugello e ringrazio Dio di essere stato qua in un pranzo improvvisato con un enorme camino, abbiamo mangiato fichi, abbiamo mangiato i pomodori prodotti qua, abbiamo mangiato la carne prodotta qua, i tortelli di patate prodotti qua, però non avremmo...